un sopralluogo urgente sul casello autostradale di Chieti Pescara Ovest dell'autostrada 14, prima dell'apertura del punto vendita IKEA in programma il 29 agosto. Lo ha chiesto oggi il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, all'ispettorato di vigilanza concessioni autostradali, ente nato dalla riforma dell'ANAS che si occupa di attività di controllo tecnico, economico, giuridico delle autostrade in concessione. Dal tempo dell'idea al tempo di esecuzione del manufatto, scrive Marinucci nella sua lettera, sono stati impiegati cervelli e redazioni progettuali, tutti dediti ad accelerare l'arrivo del contenitore senza mai affrontare in maniera adeguata il naturale difficilissimo tema dell'impatto sulla viabilità esistente e sulla qualità dell'aria dell'intero comprensorio urbano e metropolitano. La viabilità va completata, ripensata e potenziata. Perché noi, aggiunge Marinucci, vogliamo che agli affari di IKEA possano continuare ad aggiungersi le opportunità di qualità della vita e di qualità dei progetti di lavoro di tutti coloro che già vivono a San Giovanni Teatino o che domani decideranno di venirci a vivere. L'amministrazione non rileva in maniera adeguata il rispetto del principio di precauzione e di attivazione delle responsabilità competenti per l'adeguamento delle infrastrutture, soprattutto per evitare il peggioramento esponenziale della qualità dell'aria, oggetto di allarme di cittadini singoli ed associati. L'ente ha già comunicato che il 28 agosto l'architetto Proietti, vice direttore responsabile della vigilanza sull'esercizio autostradale, sarà in municipio a San Giovanni Teatino per discutere della situazione con il sindaco e subito dopo effettuare un sopralluogo al casello.